Ogni volta che devo consegnare un lotto c'è sempre un problema. Roberto! Oh! Allora attiva tu via quel camion. Quando te le sbosca mia in coia, perché te le fai il pascolo. Perché le muoi bisogna che le ciappe dalla strada, col camion quella. Va bene? Le ciappone dalla strada, le tiri su e le finiscono fuori e buona. Va bene, ok. Con un terreno così non potevi tirare fuori i tronchi, assolutamente. Vieto! Aveva piovuto e se avessimo lavorato ancora con il trattore veniva fuori un disastro, non poteva più far niente. Va su col camion su della strada, con le piante da lassù. Ah, l'ultima roba che resta? Sì, sì, sì. Che quattro piante che lei ha tagliato, un po' di piante che ha finito per finire fuori, io chi che va a tagliarle? Ah, non, mia Elisa. Ah, bom, Elisa! Bom, bom. Ah, bom, bom. Va giù la sega! Oh, finalmente era ora. E Daniele, come fai che? Sulla strada? Su, ma non ti sei anche in coi, non devo far cazzate, devo andare avanti, finisci fora, Tieni. Ok. Boh, dai che andò. Alla fine l'unica cosa possibile da fare era prendere le ultime piante dalla strada, almeno tutte quelle possibili, e fare un lavoro più lungo, però era l'unico sistema per poter finire il cantiere in tempo, senza distruggere il pascolo di Milo. Io con la motosega, Roberto con il camion, Daniele e il boccia che facevamo viabilità perché eravamo nella strada e fino a là tutto andava bene. Oh, mette su ancora ste qua e dopo butta là e dopo andiamo avanti. Sì, grumero su bene. Sì, 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 comunque sta in futuro come stradì. Stiamo bene a stradì. Il più vecchio doveva fare i lavori più faticosi. Secondo me, Roberto l'aveva pensata giusta, sta qua. Forse per farmela pagare le altre volte. Elisa, quando gli ho detto di prendere la motosega, si è illuminata. Quando ero piccola, mio papà mi portava nel bosco con lui per fare l'abbattimento delle piante, che buttava giù magari in metà lotto. Mio papà era molto, molto severo, però sul discorso lavorativo lo ringrazierò sempre perché mi ha insegnato tanto. Mi diceva sempre solo di rubare con l'occhio, guai che toccassi la motosega. Infatti io lo prendevo sempre quando lui non c'era. Sbagliato, ma era l'unica soluzione. E lo giusto, Cotti? Eh? E lo giusto? Perché è troppo in là. Cara, ti fai vedere una roba. Ti fai vedere una roba. Come che messi no, ma è troppo in là, secondo me. Cioè, cade sopra, non cade niente. Adesso ti fai vedere. Te fai vedere. Vabbè, vai. Come che fiamme pare, no? Via qua. Lui mi portava sempre con sé e ogni tacca di direzione che faceva mi metteva davanti mentre lui la faceva e poi mi diceva, secondo te dove va? Ti metti il centro della pianta. Vieni qua, sicché il centro non è l'ande che ti senti male qua, no? Ti metti girata così. Guarda tu dove hai fatto il tappo. Che la serie, guarda, ti tieni qua, lei qua così. Là. Dov'è? È perfetta. Vedi tu? Mi pare cieca, mi insegna così, La vado giusta. Ti verrà che la vado giusta. No, mi te batti qui. Mio papà purtroppo non aveva quella, la pazienza di farti provare le cose, di prova e sbaglia. No. Mette il cugno. Qua io più cuore grande che l'altro. Ma non importa.